Gli antichi romani la definivano Caput Mundi, appellativo che oggi di certo non le spetta più. Ma nella graduatoria delle città più congestionate al mondo, Roma si inserisce con autorevolezza e nelle posizioni alte della classifica, bella da togliere il fiato grazie ai monumenti e ai reperti storici, costellata di chiese e basiliche, ha però le strade che sono un tappeto di auto per molte ore al giorno. Per adoperare le quattro ruote nella capitale d'Italia ci vuole perciò un'auto adatta, agile, scattante, dimensioni compatte e quindi facile parcheggio sono i parametri da tenere d'occhio. Cercando poi di aggiungere quel pizzico di lusso sportivo che ben condisce le giornate dei più esigenti. Una delle soluzioni ideali si chiama Peugeot 208 GTI, versione tutto pepe della compatta del Leone. La coppia, i cavalli, un cambio dagli innesti rapidi e precisi, il motore fluido già ai bassi regimi, le grandi superfici vetrate, telecamere e sensori sono tra gli aspetti tecnici più qualificanti, senza dimenticare che deve rispondere alla normativa Euro 6, indispensabile nei numerosi giorni di blocco al traffico nel centro cittadino. Spinta da un 1.6 a benzina capace di erogare 208 cavalli, non manca di certo né di coppia né di accelerazioni e riprese brillanti, necessarie per togliersi d'impaccio nei nodi quotidiani del traffico romano. Equipaggiata con lo stop and start e cambio manuale a 6 marce, 208 GTI percorre più di 18 km nel ciclo di consumo misto, lanciando nell'atmosfera appena 125 grammi di CO2 per chilometro. Una cittadina ad alta responsabilità ecologica, dunque. Se le sue caratteristiche tecniche sono perfettamente adeguate alle esigenze di traffico, l'interno gratifica gli occupanti per comfort e dotazioni, mantenendo il carattere sportivo anche nel volante di piccolo diametro per reazioni più immediate. Potenza e coppia sempre pronte, poi, sono un altro punto a favore di 208 in questa versione molto particolare. Però può essere bello, nel calore dei sedili studiati per la migliore ergonomia, anche soffermarsi ad ammirare le tinte rosate di uno dei tramonti romani, che restano uno dei vanti della Caput Mundi ancora oggi. Giorno o notte, la GTI è sempre a proprio agio. Soddisfa le esigenze del muoversi in città, come per allungarsi verso una cena al mare di Ostia o Anzio.